Autonomia differenziata, il no dei sindaci nel sit-in a Catanzaro. Alcune decine di sindaci, bardati di fascia tricolore, hanno animato a Catanzaro un sit-in davanti alla sede della prefettura per dire no al progetto di autonomia differenziata disegnato dal DDL Calderoli. Alla manifestazione sono intervenuti anche rappresentanti politici sindacali. Una delegazione di primi cittadini della provincia, guidata dal sindaco del capoluogo Nicola Fiorita, è stata ricevuta dal prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, al quale è stato consegnato un documento stilato da ANCI Calabria. Come ANCI è scritto nel testo, non abbiamo pregiudizi nei confronti della legge sull'autonomia differenziata, ma abbiamo invece precise convinzioni. L'autonomia differenziata non potrà esistere fin tanto che non verranno garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di prestazioni. I LEP che dovranno essere finanziati non più attraverso l'iniquo criterio della spesa storica, ma bensì attraverso i fabbisogni standard. I sindaci calabresi, riporta ancora il documento, vigileranno con estrema attenzione affinché i diritti sociali e civili siano garantiti a tutti i cittadini e affinché sia impedita la possibilità di fare intese ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, senza il preventivo finanziamento integrale di tutti i livelli essenziali delle prestazioni. La spesa storica, ha detto Fiorita, avvantaggia chi già eroga servizi di alta qualità e svantaggia chi è indietro, chi come noi vorrebbe dare ai cittadini servizi e diritti fondamentali. Ma a me, ha aggiunto il sindaco di Catanzaro, non interessa che si finanzino i LEP o meno, li chiamino come vogliono. A me interessa in questa sede ribadire un principio che un paese dovrebbe finanziare chi sta indietro, dovrebbe mettere a disposizione le risorse per dare a tutti i cittadini i diritti fondamentali, altrimenti non è un paese. Io credo che il Sud, mano a mano che acquisirà cosa si cela dietro un termine così neutro come l'autonomia differenziata, si farà sentire. È molto importante che lo faccia la Chiesa, molto importante che lo facciano i sindaci e l'ANCI e tutta la comunità, perché qui, ha detto ancora Fiorita, è in gioco il nostro futuro. Allora chiaramente c'è forte preoccupazione perché ci sono delle aree che sono delle aree oggettivamente svantaggiate e si deve evitare che si possa correre il rischio che queste aree possano essere ulteriormente penalizzate. E allora è inevitabile che intanto si possa parlare di sottoscrizioni di intese con qualsivoglia regione se prima non vi è un finanziamento integrale di tutte le somme necessarie per raggiungere i livelli essenziali di prestazione. È ovvio che bisogna abbandonare totalmente qualsiasi idea o qualsiasi tentazione che faccia riferimento a quelle che sono le spese storiche, ma bisogna considerare i fabbisogni standard del territorio. Se vi deve essere differenziazione di autonomia, questa deve essere chiaramente preservando e sempre aiutando quelli che sono i territori più deboli, come può essere la Calabria. Ma dico che al di là delle polemiche qui si tratta di tutelare i territori, in questo penso che non ci possano essere divisioni, non ci possono essere né se né ma. Io ho detto prima alcuni aspetti, credo che siano degli aspetti fondamentali. Intanto si può parlare di sottoscrizione di intese con le singole regioni, in quanto tutti i livelli essenziali di prestazioni siano non solo individuati, determinati, stabiliti, ma siano tutti interamente finanziati. Bisogna partire poi dall'altro caposaldo, che è quello che sono i fabbisogni standard ad essere necessariamente considerati e non quelli storici. Se noi parliamo di queste cose, credo che l'intesa c'è tra tutti, perché poi tutti noi, poi parlo soprattutto un po' dei sindaci, qua vedo sindaci con diverse distinte tessere politiche, con diverse visioni ideologiche, ma credo che tutti i sindaci siamo uniti da un unico grande obiettivo. Noi dobbiamo difendere i territori, dobbiamo far sì che i territori, da qualsiasi iniziativa possa esservi, ne escano rafforzati, ne escano tutelati, possano dare una speranza a chi vive questi territori di poter vivere in territori che possano progredire. Non è più accettabile che possano esistere territori a due velocità, che possano esistere territori dove vi sono casomai posti nido 7 volte superiori rispetto ad altri territori. Dobbiamo attenuare quelle che sono le diversità e in questo è indispensabile tutelare, ripeto, alcuni territori. Questa è la nostra visione, al di là di quelle che possono essere le singole e distinte tessere di partito che ciascuno può avere. Un anno fa eravamo 51 sindaci della provincia di Catanzaro qui davanti alla prefettura per manifestare il no all'autonomia differenziata.
eravamo guardati anche con scetticismo da alcune parti politiche, oggi siamo di nuovo qua, invece con la forza che ci viene dall'essere in rappresentanza della nostra Associazione Regionale di Sindaci, a dimostrazione che questa non è una battaglia di centrodestra o di centrosinistra, ma è una battaglia di civiltà, di uguaglianza, che tutela il Sud e come tale tutela l'intero Paese. Ci sentiamo molto più forti perché sta crescendo la consapevolezza che questo progetto di legge è una grande truffa nei confronti del Sud. Noi siamo molto molto felici e orgogliosi che il presidente di ANCI Calabria abbia sposato con forza questa posizione di contrasto all'autonomia differenziata. Questo dimostra che dentro tante forze politiche, anche di centrodestra, sta maturando la consapevolezza dei rischi che si celano dietro a questo progetto. Ben venga la battaglia quindi condotta da un fronte trasversale che pone al centro della riflessione la necessità di trovare le risorse per finanziare i LEP. Io vorrei dire su questo però che a me non mi interessa se si chiamino LEP, se si chiamino in un altro modo, mi interessa ribadire un principio: una comunità sta insieme se chi è più ricco pensa a garantire i diritti essenziali dei cittadini a tutto il Paese. Quindi c'è la necessità esattamente opposta all'impostazione di questo progetto di costruire un grande intervento di sviluppo per il Sud che oggi non riesce a trattenere i propri giovani, non riesce ad offrire i servizi fondamentali ai propri cittadini. Domenico Giampà, in campo, in piazza oggi nella doppia veste di sindaco e di segretario provinciale del Partito Democratico per dire insomma un secco no al disegno di legge Calderoli e proprio all'indomani diciamo anche delle audizioni che ci sono state proprio in prefettura da parte della Commissione per gli Affari Regionali. Assolutamente sì, insieme a tanti sindaci, quindi si comprende che lo spirito di questa battaglia è condivisa e soprattutto con la consapevolezza che dobbiamo difendere i nostri territori, la Calabria e il Mezzogiorno, che se non lo facciamo noi nessuno lo potrà difendere al posto nostro. L'Italia rischia di essere spaccata in due, rischiamo di essere penalizzati sui servizi più essenziali, quindi non ci stiamo e abbiamo iniziato oggi ma è una battaglia che non si fermerà. Grazie.